Benvenuti su Ultimora Gossip TV. Prima di iniziare ti invitiamo ad iscriverti al canale per essere sempre aggiornato con i nostri contenuti. Grazie. Eleonora Giorgi, l'attrice e regista italiana, ha recentemente affrontato una sfida coraggiosa, l'asportazione di un tumore al pancreas. Questo delicato intervento chirurgico è stato annunciato in diretta durante la sua ospitata a Verissimo lo scorso marzo 1. La diagnosi del tumore era avvenuta nel novembre precedente, e da allora Eleonora aveva seguito cicli di chemioterapia per combattere la malattia. Fortunatamente, i trattamenti hanno avuto effetti positivi e il tumore si è ridotto. Così, con grande determinazione, Eleonora ha deciso di sottoporsi all'intervento per rimuoverlo. Durante la sua apparizione a Verissimo, ha condiviso le sue emozioni e la sua fiducia nel successo dell'operazione. Ha dichiarato: «C'è stato un cammino di 3/4 mesi di chemio. Il mio corpo ha reagito bene e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo. Dobbiamo sbrigarci e toglierlo. In Italia abbiamo la fortuna di avere risultati molto alti su questo tipo di operazione e sono felice che sia stato possibile. Ho un po' di paura, ma mi abbandonerò». Eleonora è stata circondata dall'affetto dei suoi cari durante tutto il processo. I suoi figli Paolo e Andrea, insieme all'ex compagno Massimo Ciavarro, sono stati al suo fianco per darle forza e sostegno psicologico. Massimo, appena informato dell'operazione, è partito da Lampedusa ed è venuto a Roma per essere presente durante l'intervento. Eleonora ha espresso la sua gioia per questa dimostrazione di affetto. «Mi riempie il cuore di gioia sapere che il G ora, dopo il successo dell'operazione, Eleonora è finalmente tornata a casa, accolta con gioia dalla sua famiglia. Ha assicurato ai suoi fan che tornerà definitivamente e che presto li rivedrà». Le sue parole hanno ispirato i suoi sostenitori, che hanno inviato messaggi di pronta guarigione e affetto. Eleonora ha ringraziato i medici, il personale della clinica e tutti coloro che l'hanno sostenuta in questo difficile percorso verso la guarigione. La sua storia è un esempio di coraggio e speranza, e ci ricorda l'importanza di affrontare le sfide con determinazione e il sostegno delle persone care. Eleonora Giorgi è un esempio di forza e resilienza, e la sua vittoria contro il cancro è motivo di celebrazione e ispirazione per tutti noi. E tu cosa ne pensi? Lascia un messaggio di cordoglio nei commenti e iscriviti al canale. Grazie!